sembra di essere al mare. Guarda, guarda com'è trasparente l'acqua. E ci tuffiamo. Senti paperelle. Vedi che là c'è tutta la spiaggia. E ma di là però. Ponte nella chiusa. Ci sono le paperelle. Le paperelle. Guarda quanti. Mi sono dimenticata di portare il pane. Di nuovo. Guarda che pesce grosso, quello lì. Si vede dalla testa. No, non lo so io. Che caldo, siamo solo... Sono lì? Potevo prendere... Sono le 10 del mattino e fa già caldo. Comunque una lunga passeggiata. Adesso vediamo se riusciamo a fare colazione e prenotare il ristorante. Questo è il mini golf. Adesso vedo se non ci sarà tanta gente. Quasi quasi potremo fare il mini golf. Sembra il mare, trasparente. Comunque abbiamo fatto colazione, abbiamo speso 8,60 euro, 2,70 euro per i cappuccini. L'uno. E invece la pasta frolla, che in teoria dove sono io, la pasta frolla non è come quello che avete visto, che praticamente, cioè quella che ho mangiato è tipo un, com'è che si chiama? La crostata, quella con frutti di bosco, normale, ma a casa mia la pasta frolla non è quella, per cui, cioè. E allora alla fine quella costava 2 euro, i cappuccini 2,70 euro. In totale abbiamo speso 8,70 euro solo per quelle cose lì, che poi alla fine, cioè per quella colazione non ne valeva la pena. Solo che non lo sapevamo perché è la prima volta che veniamo qua. Cioè prima volta non è vero, perché siamo venuti anche l'anno scorso. Però tra poco andiamo a mangiare, perché sono le 11:30, abbiamo prenotato per mezzogiorno e diciamo che abbiamo fatto una passeggiata, abbiamo fatto le foto. Ovviamente le foto lo vedete su Instagram, per cui se non mi seguite, seguitemi, perché su Instagram vedete tutte le foto che io ho fatto. E
questo è il menù. Io prenderei un antipasto, poi mi piacerebbe forse il primo e il secondo. La vista al lago. La sera è così. Adesso prendiamo l'aperitivo. Della pasta con gli scampi. Dopo mezz'ora solo per qua. Grazie. La tua fritto misto che lui già ciula. Questa è tagliata di manzo con verdure. Comunque, in totale abbiamo speso 105 euro solo per 3 piatti. Lo spritz, abbiamo preso 2 spritz, il coperto e gli altri. Non è uno spray copriente, un profumo.
Che caldo. Stiamo andando da un nostro, no, da una nostra amica. È qua. Sei sicuro? No. Niente. Non è in casa. Volevamo andarle a trovare, invece non è in casa, sarà uscita. Vabbè. Quindi adesso vediamo dove andare. Perché fa troppo caldo, ci saranno almeno 35 gradi. Ovviamente. Fa caldo. Volevo farvi vedere cosa ho comprato, dove avete visto che c'era la bancarella della lavanda, e ho comprato una cosina perché sentivo il profumo ed era buonissimo. È troppo buono. Io ne volevo prendere un altro, ma lui non ha voluto. C'è scritto lavanda dal lago. Questi sassettini piccoli, troppo belli. Non so se si vede. Credo sì. Comunque questo qua glielo do, cioè, se lo vuole mia mamma, glielo do a mia mamma. E si sente un casino il profumo. Se no, me lo tengo io. L'ho pagato 3 euro. Per cui sto sudando. Poi secondo me ho preso un po' di sole perché sono tutta rossa. Forse anche qua. Poi è arrivato anche il pacco. Che questo qua lo vedete sullo shopping più avanti. Quando... perché ho comprato delle cose e vedete tutto negli altri video. Per cui vi faccio vedere solo che è arrivato il pacco e basta. E niente. Comunque volevo andare a vedere le scarpe. Anche solo per fare un giro. Secondo me non ho voglia. Sto sudando. Mamma mia. Ci sono 31 gradi. Guardate. Sono tutta rossa. Wow, ho preso il sole anche nel naso. Che poi la mascherina non ce l'avevamo neanche. Vabbè. Allora, vi faccio vedere cosa ho acquistato, perché alla fine siamo andati al negozio a comprare le scarpe. Un paio di scarpe ho preso perché per il momento ho deciso di prendere solo quelle che, diciamo, mi servivano di più. Dato che ci sono i saldi, ve le faccio vedere adesso, anche perché li devo mettere, no? E dato che voi... i miei video poi li vedete verso il 18 di agosto, allora ve lo faccio vedere adesso e vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, li ho pagati, cioè costavano 27 euro, ma io l'ho pagati, adesso vi faccio vedere lo scontrino, 18,90, perché c'era praticamente lo sconto del meno 20% di sconto alla cassa. In più, chi ha la tessera del pittarello, praticamente
c'avevo il 30% di sconto. Col 30% di sconto l'ho pagate 18,90 invece di 27, cioè praticamente 8,10 euro in meno. Che buono! Ho trovato per il momento solo queste, che sono fatte così. Così almeno le provo, le uso e così le avete già viste. Accendi il ventilatore che sto sudando come un maiale. Mamma mia! Ci sono 31 gradi e sono le 21:20. Non riesco neanche più a parlare. Sì, però me l'hai puntato di là. Vabbè, comunque ve le faccio vedere. Sono queste qua. La marca... una marca di cacca. Caffè Cost. Ovviamente sono il pittarello, per cui mi dureranno quei 5 mesi, anche di più, e poi ovviamente ne dovrei comprare altri. Comunque sono fatti così, li ho presi neri, dato che è buio ho messo il flash, se no non vedete niente. Fatte praticamente così, sono abbastanza carine, mi piacevano solo queste qua e alla fine ho preso solo queste. Queste sono le scarpe, non so niente male. Io prendo sempre questo modello, infatti adesso l'hanno fatto questo qua più lungo praticamente, e spero che non mi vengano i cosi, non mi ricordo come si chiamano, nel piede, perché sinceramente non lo so, devo vedere. Poi vi voglio far vedere anche questo. Scusate l'interruzione. Allora, ho comprato questo diario, praticamente. No, non è un diario, è un'agenda del 2020 e del 2021. Praticamente l'ho presa su Amazon una settimana fa, dato che... ora che ve la faccio vedere ci vuole, diciamo, non so poi se lo mettevo a parte in un altro video, voi questo lo vedete più in là. Allora alla fine ho deciso di farvela vedere adesso, ed è fatta così, l'ho pagata 16 euro. È più piccola a confronto dell'altra che avevo acquistato. Comunque, idee, sogni e tanti successi. Questa è praticamente quella che io uso, questa agenda qua. Mi trovo veramente bene perché metto segno praticamente i video che dovrei mettere su, e praticamente qua compili tutto quello che vuoi. È fatta così, e qua ad esempio qua parte da settembre, infatti io avevo bisogno da settembre. Io adesso dal 5 settembre io poi dovrei segnare i video che dovrei pubblicare. Ovviamente tutti i video che ho pubblicato sono tutti già registrati, e credo che fino alla fine di settembre voi vedete i video già registrati, per cui forse l'unica cosa che vedete nuovo saranno i vlog del mese, ma tutte queste video che usciranno, tranne questo vlog ovviamente, sarà praticamente tutto già registrato. E l'agenda è fatta così ed è bellissima, comodissima, ve lo assicuro. È utile per chi ovviamente ha un canale su YouTube che fa i video, e io tutte le volte quando registro ad esempio un video lo scrivo qua. Ad esempio martedì 22 scrivo, che ne so, vlog, e io so, in più il titolo del vlog, e io so che martedì 22 devo mettere il vlog, praticamente così. E tu organizzi bene i video come devi. Poi ci sono anche questi qua, i giochi da fare, ci sono anche qualche giochino dentro che se vuoi, non so, lo fai. È molto carino perché, non lo so, ci sono anche scritte le cose. È molto bello, e secondo me è molto molto utile, almeno io ho l'altro
grande, ormai l'ho finito perché il mese era fino a settembre, no, fino ad agosto, fino alla fine di agosto, dato che l'ho finito mi serviva. Infatti questo parte il mese di settembre, questo del 2021, cioè agosto 2021, però parte in agosto 2020. Infatti c'è anche il 22 ed è fatto praticamente così. È bello perché anche questi adesivi, non mi viene mai la parola, questi adesivi ce ne sono tantissime, cioè questi sono tutti gli adesivi che trovate dentro, in poche parole, e sono molto carini. Io ancora non li ho utilizzati neanche sull'altro, però quando, che ne so, faccio un biglietto di auguri eccetera, metterò anche queste cose qua sopra che sono molto carine. Io ve lo consiglio, se ovviamente vi serve, ve lo consiglio, prendetelo perché è ottimo. Poi io mi sto trovando veramente bene perché ha gli anelli fatti così e ha tutti questi dettagli, tutte queste cose, ed è molto molto utile. La marca non so se in teoria dovrebbe esserci la marca, ma qua non c'è. Comunque ve lo consiglio, questo è già il secondo, la seconda agenda che prendo uguale identica, cambia solo ovviamente le scritte eccetera, però prendetela perché è molto molto bella. E questo è l'acquisto che ovviamente ho fatto per me. Invece per lui, che dato che oggi è il nostro anniversario, no, semi anniversario, mi confondo sempre, io ho preso questo regalino. Praticamente sono gli occhiali in 3D dove tu metti dentro il telefono, dentro questi occhiali, e sono fatti così, metti qua il telefono, qua dentro metti il telefono, poi ci sono le cuffie dentro, che ovviamente non le puoi staccare perché sono dentro, e poi qua metti un film oppure anche YouTube, e dentro vedi, adesso vabbè non si vede così, praticamente lo vedi in 3D e ti diverti a vedere tutto quello che, non so, film, qualsiasi cosa. Dobbiamo ancora provarlo perché ancora non abbiamo capito bene perché dobbiamo scaricare un'applicazione, ma ancora non l'ha scaricata, per cui lo proverò, lo testiamo, e se volete la recensione ve la farò ovviamente a settembre, vi farò la nuova recensione di questi occhiali. Questi ovviamente l'ho presi su Amazon, per cui se le volete volete acquistare, andate su Amazon e le trovate. Comunque la recensione poi ve la farò. E niente, queste sono le cosine praticamente. Detto questo, ho preso anche il sole in faccia e sulle braccia, credo che si vede non so come, perché abbiamo fatto un'ora di moto praticamente, un'ora abbiamo fatto un'ora per andare a Menaggio, e ci vuole un'ora da Cernobbio a Menaggio perché noi siamo di Cernobbio Como praticamente, e ci abbiamo messo un'ora, e ora che sotto il sole in moto, diciamo che il sole lo prendi e come. Poi c'erano almeno 35 gradi di sicuro. Comunque, detto questo, volevo dirvi che questo era l'ultimo vlog di questo mese. I miei video non saranno, diciamo,
sul canale per 2 settimane, per cui prenderò una vacanza, per modo di dire, una pausa su YouTube. Una bella pausa, in senso che voi, cioè io continuerò sempre a registrare video eccetera, però i video saranno pubblicati dal 18 di agosto e vedete i miei video dal 18 di agosto, e quelli che vedete che partono dal 18 di agosto sono già tutti registrati, perché io poi, dato che ho anche altre cose da fare, diciamo private, vorrei occuparmi di quelle cose che avrò da fare, e per almeno 2 mesi vedete i video già registrati in questi 2 mesi che non pubblicherò, diciamo, che poi per voi sono 2 settimane, per me sono 2 mesi, perché io ormai sto registrando da 2 mesi tutti i video, che così almeno farò questa pausa, non sarò più, diciamo, non registrerò video fino a settembre eccetera, e questo volevo dirvi, questo volevo anche dirvi una, cioè farvi, sì, dirvi, ma scusa, ci dovrebbe essere il coso, c'ha le cuffie. Ok, forse così mi vedete, diciamo, meglio, perché è buio e non è con le luci, diciamo, eccellenti. Comunque, volevo augurarvi una buona vacanza, per chi ovviamente va in vacanza, e credo che ho detto tutto, perché, cioè, i video che vedete, ricordatevi che i video che vedete sono già registrati in questi mesi, per cui vedete i video già registrati. In più, nel mese, quando inizieranno praticamente i miei video, vedete un bel po' di shopping già fatto in questo mese, ma dato che non ho avuto tempo a registrarli, poi ora che mi arrivavano i pacchi eccetera, come avete visto, mi sono arrivati adesso i pacchi, e allora lo vedete per praticamente alla fine di agosto, vedete lo shopping che ho fatto. Vi ricordo anche che io sono su Instagram, se volete seguirmi. Vi ricordo che tutte le foto saranno lì, tutte le cose che io ovviamente io pubblico prima su Instagram e poi su YouTube di quello che faccio. Per cui seguitemi lì, lì potete vedere tutte le mie foto, delle cose indossate, dove ovviamente le ho acquistate, vedete tutte le cose indossate sul mio Instagram, per cui seguitemi se non l'avete ancora fatto. Io vi aspetto lì, dato che per 2 settimane i miei video non saranno pubblici sul mio canale, vi terrò compagnia su Instagram ogni tanto, perché certe cose le pubblico e certe cose no, dipende, non lo so, adesso vediamo. Comunque seguitemi su Instagram. Niente, detto questo, chiudo qua il vlog, perché di sicuro sarà durato fin troppo. Spero che riuscirò a metterlo alle 5 del pomeriggio. Se per caso non riuscirò a metterlo alle 5 del pomeriggio, scusatemi, perché non è facile, cioè io preferirei montare alla mattina i video, verso le 11, io monto di più alle 11 del mattino, perché alla sera poi non ho voglia, fa troppo caldo, sono stanca, e diciamo che preferirei montarli alle 11. Per cui se riesco, che il video non dura l'eternità, entro le 5 del pomeriggio domani lo vedete su, se no lo vedete alle 7, per cui già, però, vabbè, voi ora che vedete questo video sarà domani, comunque per chi è arrivato fino a qua sa il motivo. Mamma, mi sto morendo di caldo, non so come ho fatto a prendere così tanto sole, ma vabbè. Comunque niente, buona vacanza, credo che mi sono fatta capire di tutto quello che ho detto,
Niente, ci vedremo con i video nuovi da registrare a settembre. Invece, i video che ho già registrato, che sono parecchi, ovviamente fino alla fine, fino all'inizio di settembre, vedete solo i video già registrati in queste 2 settimane. Per cui, se mi vedete, che ne so, con la maglietta sbracciata, eccetera, è perché l'ho registrati a luglio ed agosto, perché certi video usciranno anche a ottobre, di sicuro. Ne ho fatti talmente tanti che, oh mamma, e devo anche montarli tutti, ovviamente. Va bene, grazie per essere arrivati fino a qua, per aver visto tutto il video. E fatemi sapere se voi andate in vacanza e dove andate sotto qua in questo video. Lasciatemi un pollice in su. Vi aspetto su Instagram e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale attivando la campanella. Sì, la campanella. Vabbè, ci siamo capiti. Il caldo dalla testa, sto sudando e meglio chiudere qua perché sto sclerando. Va bene. Ciao, buona vacanza a tutti.